Buongiorno a tutti dagli studi di Is It Gonna Air News, da Anna Maria e Riccardo. varie notizie di questa edizione straordinaria di Is It Gonna Air News, interamente realizzata con la modalità cloud, nonostante prima. I dati sui decessi in Italia nel primo trimestre 2020, le analisi Istat sulla mortalità indicano un aumento del 49,4% rispetto alla media 2015-2019. Come procede la ripartenza delle attività sportive? Parleremo di calcio e dei campionati. Sempre sulla riapertura delle attività sportive, quali novità ci sono per il settore dell'equitazione? Oggi apriamo con un servizio di Mattia sull'analisi Istat sui decessi durante la pandemia. Prego Mattia, a te la linea. Grazie mille, Riccardo. Secondo dati dell'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, nel 2020 si è verificato un aumento della mortalità del 49,4% rispetto allo stesso periodo 20 febbraio-31 marzo, riferito alla media 2015-2019, con evidenza che nei dati spacca il paese in due. A Bergamo si registra un più 578% di decessi, mentre al sud un aumento medio del 2%. Un aumento del 49,4% equivale a 25.354 morti, quindi sottraendo le 13.710 vittime accertate del virus, rimangono 11.744 decessi, di cui la causa non è certa. Per questi ultimi si legge nel rapporto: possiamo con i dati oggi a disposizione soltanto ipotizzare tre possibili cause: un'ulteriore mortalità associata al Covid-19, decessi in cui non è stato eseguito il tampone, una mortalità indiretta correlata al Covid-19, decessi da disfunzioni di organi, probabili conseguenze della malattia scatenata dal virus in persone non testate, e infine una quota di mortalità indiretta non correlata al virus, ma causata dalla crisi del sistema ospedaliero e dal timore di recarsi in ospedale nelle aree maggiormente colpite. Per quanto riguarda la nostra regione, nella provincia di Gorizia, la mortalità è diminuita dello 0,5%, unica provincia del Settentrione. Grazie Maria. Non tutti i campionati, dopo questo stop, riprenderanno. La Lega francese ha deciso infatti di assegnare il titolo alla prima in classifica al momento della sospensione. Il titolo è andato quindi al Paris Saint-Germain. Ci sono anche state le retrocessioni per le ultime tre in classifica. In altri paesi, come il Belgio e l'Olanda, invece il campionato è stato annullato ed il titolo non è stato assegnato. Il campionato verrà svolto il prossimo anno senza nessuna retrocessione. Altri campionati invece hanno ripreso e riprenderanno. È il caso della Germania, che ha ripreso lo scorso 16 maggio. In Inghilterra, Italia, Grecia e Spagna invece si ricomincerà a giocare a giugno. Possiamo quindi notare che la maggioranza delle leghe ha deciso di ripartire, seppur dopo un lungo stop, e di non sospendere i campionati. Sospendendo i campionati, le leghe perderebbero innumerevoli introiti. Possiamo immaginare che la scelta di ripartire sia stata obbligata da un fattore economico e non etico-sociale. In questi giorni, con le ultime ordinanze, si è vista una parziale riapertura delle attività sportive, con l'obbligo del distanziamento sociale e limitando l'accesso a poche persone alla volta. Per il settore dell'equitazione ci sono alcune novità, essendo l'equitazione, secondo uno studio del Politecnico di Torino, tra gli sport a più basso rischio di contagio, insieme a golf e vela. Secondo la Federazione Italiana Sport Equestri, la FISE, vanno seguite comunque disposizioni molto precise, che sono: 1. Preparare i documenti di viaggio come la tessera FISE o la scheda della patente. 2. Prenotare la lezione, gli orari devono essere distribuiti per evitare assembramenti. 3. Indossare sempre i DPI, ovvero i dispositivi di protezione individuale, e disinfettarsi le mani. 4. Mantenere le distanze interpersonali di sicurezza. 5. Firmare il registro e misurare la propria temperatura corporea. 6. Gli spazi comuni, clubhouse, spogliatoi, eccetera, sono chiusi. 7. Solo gli atleti hanno accesso agli spazi tecnici. 8. È permesso un tempo massimo di 1 ora e mezza per cavallo. 9. Bisogna firmare il registro in uscita. Per oggi è tutto dagli studi di Gonna Air News, alla prossima edizione. Arrivederci. Arrivederci. Doing concrete things, loving romantic.